Ciao Noemi. Tutto Attendiamo. Oh, grazie. Attendiamo. Cecilia, che si colleghi. Oh, ma ragazzi, ma domani è la Befana. Ciao Mimma. Non mi sono dimenticata di te, Mimma. Ciao a tutti. Eccola. È arrivata. Ciao a tutti, wow! Quanti siete? Eccola! Oh, Ciao! che begli occhiali! Hai visto gli occhiali nuovi? Devo andare anche a farmi gli occhiali nuovi. Sì? Non posso dimenticare. Ma tu sei presbite? Che cosa, no? Miope, miope. Miope? Ah, vabbè, no, io da vicino, cara. Beh, sempre occhiali sono. Ho Ma benvenuti, quanta bella gente! visto quanti. Come stai? Buon anno a tutti, eh! Già. È la prima puntata del 2021! Aspettate che io qua sono ancora in piena attività per sistemare la postazione perché sono Buon arrivata un po' anno a tutti. tardi. Come state? Scriveteci. Come è iniziato il 2021? E domani l'Epifania, che tutte le Sì! feste si porta via. Così dicono. Così torniamo a lavorare tutti sodo. Via. Ecco il primo gatto che è arrivato. Ma tu Allora. hai fatto acquisti, Sì. giusto? Allora, ingrassata anche io. Questo fermo, l'unica che non ingrassa è Marta perché lavora come un manovale, oltre che... Ciao Sto Paola! lavorando come un manovale e piano piano vedo i risultati, dai. Bene, quello è importante. E tra Se poco Dio ci vuole, siete, domani finiamo di imbiancare. eh? Bene, bene, dai. Via. Dopo è tutto divertimento. Bene. Allora, ciao Tiziana! Vuoi venire a darmi una mano? Ma anche no, anche no. Vi dico velocemente adesso i pennarelli, ve li faccio vedere, ma tanto li avete visti già da Marta, dei miei acquisti. Sono super belli e scrivono benissimo, è stata una sorpresa incredibile. Sì, quando li ho aperti, vista la punta di feltro, pensavo, questa qui... fa troppo attrito sulla carta, ero un po' preoccupata che in realtà no, scorrono benissimo. Veramente un acquisto ottimo. Ciao Laura, che è entrata adesso. Il punch board comodissimo, comodo comodo. Io le facevo a mano, ma insomma, con questo è risolto in un attimo. Con tutti i formati e Dimmi un po' di quella lampada. niente, ho chiesto il reso stamattina perché arriva fino a massimo 8 watt e non fa un cavolo di luce. Quindi adesso sono adesso te lo dico, Paola, che penne. Comunque sono quelle di i pennarelli di Amazon Basic. 24 pennarelli costano tipo 13 euro, una cosa. Da quelle parti, non mi ricordo esattamente. Che tra l'altro poi io, quando tu l'avevi detto, non li avevo presi. Poi li ha pubblicati la Elena Canali, che non so se è in linea adesso, maledetta, e anche lei si deve sentire in colpa. E poi qualcuno ha detto che pennarelli, poi alla fine insomma mi ha mandato lei il link e li ho presi e via. Quindi sentitevi tutte e due in colpa di aver creato questi disegni. Sono Sono favolosi, hai ragione.
Per quanto mi riguarda, deve sentirsi in colpa anche Melissa, che si è appena collegata perché me li ha fatti conoscere lei. Ecco. Quindi, siamo tutte complici di noi stesse. Va bene. Allora, abbiamo un sacco di titoli, poi tutti film bellissimi. Io tanti li avevo visti, eh. A me ne sono arrivati 13. Tu quanti ne hai, Marta? No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ne abbiamo un sacco. Noi iniziamo, ognuno fa la sua lista. Sì. Vorrei, io non te ne ho parlato, è una cosa che dico adesso al telefono, cioè, nel senso in diretta, però volevo far vedere una cosa perché mi piaceva anche cominciare a introdurre qualche strumento che ha più a che fare con la calligrafia. Adesso ve lo faccio vedere, non so se l'avete già provato, magari tu sì, non lo so, adesso ne parliamo, così magari qualcuno è invogliato a provare strumenti a portata di portafoglio di tutti, state tranquilli, adesso ne parliamo, ed è molto divertente da usare. Bene, allora, curiosa, ma sicuramente lo conosci, non so se l'hai provato, probabilmente sì. Fatemi. Ah, stasera ho anche trovato il setting perché ho girato delle cose sulla scrivania. Se volete vi faccio anche vedere la situazione della scrivania, ma non so se vi conviene perché è veramente... Però credo di aver rullo di tamburi, Noemi, esatto. Però questa è una necessità buona, nel senso che vi mette sulla strada giusta per iniziare a studiare la calligrafia. Quindi... Ottimo, ottimo. Perché noi quello vogliamo in realtà. Siamo qui, scherziamo, eccetera, ma vorremmo che le persone si avvicinassero alla calligrafia. Allora, giriamo le telecamere? Vai. 3, 2, 1. Allora, vediamo se ritrovo... Ah, poi ritrovo un cavolo. Aspettate che devo attaccare il cavo dell'alimentazione, sennò... Non ce la farò mai a reggere tutta la diretta. Poi Marta, ti devo dire che io sono veramente stata pessima in questi giorni. Mi sono dedicata a un sacco di cose e non ho ancora salvato la diretta precedente caricandola su YouTube. Quindi ragazzi, abbiate pazienza. Domani... Beh, no, quella si trova sul tuo Instagram. Sì, per adesso è ancora solo sull'IGTV. Stasera cinema è splendido. Allora. Dunque, guardate un po' di che cosa vi volevo parlare. L'attrezzetto che produce, aspettate un momento, che voglio rullo di tamburi, ci sei una cosa che produce questa scritta qua. Aspettate che, ok, questo, ok, è un pochino più chiara la mia scrivania adesso, sì, credo. Ok, sì. Si vede, no, bene. Perché io la vedevo sempre tanto, come dire, gialla. Ok, adesso è più fredda, un colore più freddo. Sì, però è più chiaro, dovrebbe rimanere più chiaro. Allora, è questo pennino qua. Adesso ve lo metto sul bianco così lo vedete bene. Lo conosci? Lo conosco, lo conosco. Ho anche frequentato il corso di Calligrafia Italia, okay, con After Calligraphy, ma non ho ancora messo in pratica esattamente con quel pennino perché lo devo acquistare. Allora, il corso di Bakit l'ho fatto anch'io, non l'ho visto in differita perché non sono riuscita a collegarmi. Anch'io in differita, anch'io. Molto bello, ti è piaciuto? Molto, molto, sì. molto liberatorio. Liberatorio, sì. Sì, sì, fresco, sì. Ok, allora, questo qui è un pennino che è nato per caso. Se conosci, non so se tu, Marta, conosci la storia di questo pennino. No, raccontacela. Praticamente era all'inizio un pennino con la punta, è caduto e...
Sì, allo studio, diciamo, della Speedball. Gli si è piegata la punta, hanno provato ad utilizzarlo e hanno visto che venivano fuori dei segni interessanti e quindi hanno iniziato a produrlo. Questo pennino qua, non so se riesco a ingrandirlo un pochino, esiste in questo modo con la punta tonda oppure con la punta quadrata. Fa, per intenderci, aspettate che zoom fuori, ok. Sì, molto bello. E fa questo tipo di segno, lascia questo tipo di segno. Io oggi mi sono divertita un po', stamattina, e ho fatto questa cosa qua, con questo pennino. Vedete che belle scritte che si fanno usando il monolinea. Te l'ho anche scontornata col taglierino. No, apprezza, dai. Apprezzo tantissimo. Si fanno queste scritte qua e siccome questa sera facciamo il cinema, come ha scritto Marta, mi piaceva anche provare, oltre che a scrivere, a fare proprio dei titoli tipo poster, no? Proviamo anche a usare le maiuscole, Marta, perché le maiuscole non devono essere per forza con il ricciolino, il flourish, eccetera. Sono molto belle anche fatte così, Vero. semplice, no? Quindi anche con i nostri pennarelli, eccetera, proviamo magari a interpretare questi titoli. A tale proposito, io non ci siamo messe d'accordo, ma lo dico proprio a tutti. Guarda cosa sotto mano. Speedball! Eccolo certo. Qua. Allora, fai vedere la copertina, perché di manuali di Speedball ce ne sono allora, una marea. La copertina è questa. Così facciamo vedere l'edizione. Cerca l'edizione del... La 24esima edizione. Però sono tutte belle. Ognuna ha delle cose leggermente diverse, no? Questa, diciamo, è l'ultima, quella con alcune pagine aggiuntive. Ed è, allora, per me questo piccolo manualino è spettacolare. Cioè, ha una serie di esemplari, Ispirazioni. Ispirazioni, di stili pazzesca. Ah, ecco, abbiamo anche un po' di italico, monolinea. E ci sono anche... Vedi, Perfetto. Questi esempi fatti con il monolinea, con il pennino rotondo che hai fatto vedere tu prima e quello quadrato. Esatto. Allora, questi pennini qua li trovate, possiamo fare una pubblicità non richiesta, e non, però tanto immagino che faccia comodo a tutti saperlo, su Calligraphy Store e vi prendete o il set completo oppure la misura che vi piace. Ne esistono anche piccolissimi. Questo qui arriva proprio così, cioè questa linguetta che c'è sopra non la dovete montare, o comunque si può smontare perché c'ha i gancini sotto, vedete che è tutta incastrata con delle alette, quindi per pulire il serbatoio, eccetera, lo potete smontare. Però dopo se lo smontate, poi rimontatelo come rimontato, perché vi serve per avere tanto inchiostro. Questi pennini lavorano bene quando sono belli carichi. Sì. E sono molto divertenti da usare, quindi Marta, comprali velocemente. Sì, sto aspettando adesso appena ti sistemi di sistemarmi e poi faccio l'ordine, sì. Perfetto. Allora, magari abbiamo dei titoli di film. Paola dice, ne ho un paio vintage, avranno almeno 15 anni. Rimettili in uso. Assolutamente, Paola, sono molto divertenti da usare. Abbiamo un po' di doppioni, li controlliamo, Marta, i titoli? Allora, sì. Vai, tu leggi i tuoi e poi io ti dico... Allora, io ho Peter Rabbit. No. Una poltrona per due. No. Rido perché, vabbè, tu sai. How the Grinch Stole Christmas. No.
Signore degli Anelli, la trilogia. No. Forrest Gump. No. The Family Man. No. Le Cinque Leggende. No. The Snowman. No. A Christmas Carol. No, sono tutti singoli, mamma mia. Il Piccolo Yeti. No. Piccole Donne. No. Il Grande Freddo. No. Cioè, vuoi dire che dobbiamo scrivere tutti? Io scrivo la mia e tu scrivi la tua. Hanno visto tutti i film diversi. Ok, ragazzi. Okay. Allora, diciamo che abbiamo fatto il nostro... come si dice? Riscaldamento? O lo dobbiamo fare? Beh, io ho fatto qualcosina prima. Però lo ripetiamo sempre perché è propedeutico. Prima di mettersi a scrivere si fa... un minimo di riscaldamento con una bella serie di NUNUNI come ha fatto Marta, lo vedete lì, no? La N è la lettera radicale dell'italico che ci serve per la spaziatura, per il ritmo, per un sacco di altre cose. Quindi esatto. Allare un po' la mano e prendere il ritmo per poi andare a scrivere quello che vogliamo. Aspetta che devo far vedere questa cosa e la faccio vedere per Paola. Eccoli qua i colori di, non facciamo danni, Amazon Basic. 24 pennarelli, spesa modicissima. I colori sono davvero molto belli, ce n'è un'infinità. E la punta, adesso vi faccio vedere. Eccola qui. Sì, è una strana selezione di colori. Nel senso che sono tendenzialmente sono colori freddi, rosa, viola, azzurro, però io li adoro. Sono proprio Molto belli, molto belli. Allora, grazie, li prenderò. Bene, niente, un'altra nel club. Cadete tutti come le tegole del domino. Avete il portafoglio aperto praticamente. Invece volevo sapere il regalo del moroso, come dai, dici che gli ha comprato. Qui c'è qualcuno, una fortunella, che il moroso ha comprato tutta la wish list che aveva su Amazon. Parliamone. Parliamone, Noemi, perché... Qui sei tu la fortunata. Infatti scrive, siamo gente poco influenzabile. Secondo me appena gli ha vuotato la wishlist di Amazon, lei l'ha riempita di nuovo. Esatto. Va bene. Non ci prendere gusto, però. Davvero. Poi un giorno dovremmo concentrarci, io ho un titolo con un numero, un giorno facciamo i numeri, anzi due ne ho, tu mi sa un paio anche tu. Le Cinque Leggende. Dovremmo scriverli. Vediamo se riesco a inquadrare un po' meglio. Faccio un titolo, un colore per ogni titolo. No, farò così anch'io. Così si differenziano e sono restano così. I titoli che ti sono arrivati li hai visti tutti? Sì. Brava. Ah, il primo che sto scrivendo, ragazzi, è un filmone di quelli. Grazie Elena, ciao. Un filmone pazzesco. Ciao Elena. E io ammetto di non averlo visto. Lo devi vedere. Stasera, finalmente, visto che scriviamo tanto, staremo un po' zitte. Non esultate troppo. Chi ha visto l'Isola delle Rose? Io!
Ti è piaciuto? Molto. Carino, no? Sì, carino. A parte che è ambientato in una... in un luogo che io porto nel cuore, che è Rimini, quindi comunque la Romagna, la Riviera Romagnola. Quindi sì. Devo alzare la sedia, che so, super scomoda. Oh, forse adesso ci siamo. Stasera un sacco di R io. Allora, una poltrona per due. Sai che esiste il comfort food? Sì. Ecco, che sono quelle, quei piatti, quei cibi che ti fanno stare bene. Io ho il mio comfort film, una poltrona per due. Ah, sì? Sì. E quest'anno... Martino, il mio compagno, mi ha regalato la locandina del film originale. Dai! Sì, è enorme, enorme. Ah, quella della foto, l'ho vista. Sì, pubblicata. E quindi la farai incorniciare? Credo di sì. Quindi devo capire dove valorizzarla, come valorizzarla. Certo. Bellissimo. Sei contenta? Sì. Sto cercando di farli tutti un pochino diversi, così proviamo a... Chi è che manda fuori? Che li vedo con la coda dell'occhio e non riesco a... Devi allontanare un po' la videocamera, Cecilia, perché sei troppo vicina. Veramente? Vai un po' fuori video. Aspetta, sì. Allora, vediamo se... Ah, perché io lo vedevo, ops. Adesso immagino di esserci dentro il video. Allora, dove sono? Il tuo film dell'estate, sì, ciao. Delle vacanze, qual è stato? Bridgerton. Ah, l'ho visto anch'io. Sì, me lo sono proprio goduto. L'ho visto anch'io, mi piacciono molto quelle serie, quei film ambientati. Ambientati, nel... sì, anche a me. Comunque, domani su Netflix Ecco. Ci sono le nuove puntate di Suits. E mi pare che tu l'avevi visto. Sì, l'ho seguito. Che penne state utilizzando? Sono sempre loro? Quelle di Amazon Basics? Sì, eccola. I pennarelli. Il Grinch. Che strano film, il Grinch.
Con questo mi sa che devo andare su due righe. Ne ho uno lunghissimo. Sì. No, non voglio fare questa L. Facciamo una cosa. Questo grigio non si vede proprio, è troppo chiaro. Infatti non lo vedete, ma non ti si... Come sono ancora squadrata, ragazzi? Sposto un pochino più a destra. Veramente? No. Eppure io mi vedo, aspettate un secondo. Ok, vediamo, sì, dov'è la punta. Dov'è la punta adesso, dove stai per scrivere, vediamo. Ok, quindi devo continuamente spostarmi. Oppure devi... Ma che cosa strana? Oppure devi allargare il campo di modo che resta visibile quello che hai appena scritto, altrimenti va fuori campo. Ma io non sono zoomata, capito? Devo... Allora. Sì, così. Però adesso vediamo la fine delle tue scritte. Addirittura, invece io le vedo centrate così. Che strana sta cosa. Così vedete? Così leggiamo, sì, il campo va dalla vita in poi. La vita è quello spazio bianco dove devi scrivere. Sì. Ok. Proviamo così. La fine cosa, Paola? La fine. La fine di tutto. È l'inizio della fine. No, dai. No. Allora. Forrest Gump. Che bello quel film. No, c'è comunque... qualcosa che non va nella tua inquadratura, Cecilia. Male, male. Allora, ok, facciamo... Perché praticamente tutto quello che scrivi lo vai subito a nascondere mettendolo fuori campo. Ok, allora faccio una cosa, Marta. Esco un attimo e rientro. Sì, ok. Vediamo se si sistema. Vediamo... risolve il problema. Eccoti. Allora facciamo, aspetta, che boh, adesso non mi si sblocca più, vediamo. Oops. Com'è? Tu come ti vedi? Io adesso non mi vedo perché mi sono coperta. Allora, io mi vedo... Ecco, qui c'ho la mano in mezzo. Ok, quindi tutto quello che hai scritto è fuori inquadratura. No, io lo vedo in mezzo. Il mio dito indice è in mezzo è al in mio... mezzo, ok, sì, perfetto. Ok, è in mezzo all'inquadratura. Sì, quello che ho scritto adesso dovrebbe essere dentro. Esatto.
Sì, forse di... Però, perché allora Lucia scrive no, sei sempre alla fine? Perché probabilmente... Perché avevo il foglio spostato, parlavo del dito. E quindi la tua inquadratura seguiva proprio quello che stavi scrivendo al momento. Ragazza, senza far vedere. Non ho... Vabbè, così va bene, ok. Sì. Ok, andiamo avanti. Questi problemi tecnici. Che voglio dire, il telefono, anzi Instagram dovrebbe capirlo da solo, no? Esatto, che sto scrivendo fuori. Voglio provare gli azzurri che non li ho provati ancora. Ma tu li hai usati per fare qualche lavoro, questi? No, per ora solo per divertimento. Allora, mi sono persa la mia lista, eccolo qua. Dai, me ne mancano pochi. Cinzia dice che farà un corso con te e chiede consigli sul materiale in generale. Materiale in generale, domanda da un milione di dollari. Allora, Cinzia, non ne parliamo qua perché qua facciamo un'altra cosa, però se ti riferisci al materiale del corso, farò una diretta per parlarne, così chi è iscritto ha delle informazioni e chi non è iscritto magari gli viene voglia di iscriversi. E invece di materiali in generale, tipo per iniziare la calligrafia, che cosa intendi? Ci dici meglio? Perché di queste cose qua, aspettate che eccolo qua l'altro azzurro, ci sono tanti, no, che ne hanno parlato e spesso e volentieri ne parlano, ma è un bene che si parli e che si condividano queste cose, no? Tipo, negozi online, che cosa prendo? I pennini, eccetera, eccetera. In Italia, devo dire, non ci sono ancora tanti negozi online che vendono materiale per la calligrafia. Parlo di materiale, non il cofanetto che trovate al mercatino, tipo cofanetto regalo con dentro la piuma finta. No, parliamo di materiali serio. Cioè... esatto. No, non vorrei, però, materiale affidabile che venga... Anche perché poi queste cose qua, ovviamente per un profano e chi non conosce il mondo della calligrafia, eccetera. Ciao Noemi! Ciao Noemi, presto! Magari vanno bene per incuriosire le persone, no? Poi gli fanno venire voglia di informarsi di più, eccetera. In realtà poi se uno prova a scrivere con quello nasce credo solo frustrazione perché... Allora a mio avviso sì, è un po' controproducente. Però giustamente all'inizio, ma che cosa ne sai? No? Sì, all'inizio
uno non ha magari l'esperienza per sapere riconoscere un buon materiale da uno non buono e quindi si affida a queste cose. E certo, non ti orienti, non... Mi sa che questo l'ho già usato, ce ne sono due molto simili, non so... Vediamo che cos'è questo. Questo è più azzurro-verde tipo Tiffany. La K è una... Infatti è diverso. È una lettera che adoro. Tu hai una lettera preferita? Ma ne ho diverse. Ma forse la G o... O la H. Anche la H è bella. Ah, adesso ti faccio vedere una H. Che io amo, amo, amo. Allora, Vale dice, anche io ho scaricato la lista, ma mi sembrano tutti materiali abbastanza basilari. Comunque seguirò di sicuro la tua diretta. Certo, certo, certo. E comunque la... diretta che farò, poi la salvo e ve la lascio rivedibile, così chi non riesce a seguirla, poi magari o se siete in classe con qualcuno che conoscete, li potete mandare lì a vederlo. E no, invece ti volevo far vedere l'H che fa Ether quando si firma, mm-hmm. ed è il suo corsivo e fa una H bellissima, secondo me, molto graziosa. Questo l'ho già usato, ho tutti i colori molto chiari, vediamo se si vedono. Tanto sì, la K e la H anche è bella. Ecco il mio filmone, Bridgerton. Bridgerton. Provo a farlo. Minimal. Una volta poi dobbiamo fare, Marta, una diretta sulle maiuscole senza grazie, sì. Cioè le come le vogliamo chiamare? Boh. Maiuscole pure? Le maiuscole base? Le maiuscole... Sì, che poi sono le maiuscole, derivano anche loro dalle maiuscole romane, però sono più strette, no? Che poi sono state adottate dall'italico. Provo a farne una, vediamo se mi viene. Allora, intanto che Marta finisce per lei, mi sa che ce n'aveva un pochino di più di me. Vi faccio vedere. La H. Facci vedere. Aspettate che faccio vedere solo allora. Adesso però
Mi sa che devo zoomare, se no non la vedete bene, perché c'è una... Aspettate, eh. Lo vedo che sono fuori. Devo... Ok. Guarda che carino che fa la rientranza e poi la stina. Carina fatta così, vero? Sì. Bella. Vero? Sì. Bene. Ti ho fatto vedere una variazione. Ta-da! Ok. L'ultimo poi ho finito, eh. Yes! Che ora abbiamo fatto? 9:41 anche questa sera. Beh, insomma, dai. Non siamo andate male. No? Ups. Aspettate. Allora, la Elena Canali che dice vi riguardo, eccetera, stasera non posso seguirvi, eppure è sempre lì. Allora, o vai o stai qui. Come ancora qui? Ancora qui, ti giuro. Ancora qui che commenta, fa, secondo me fa le sue cose, poi ogni tanto passa davanti al telefono, dà un'occhiata e butta lì un commento, no? Così noi pensiamo che sia onnipresente come... Elena. Che poi lei è una persona seria, un architetto, capito? Cioè... Una persona seria. No, assolutamente, indubbiamente, ma... Ascolta noi, guarda noi. Come fa a essere... Come c'hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta anche stasera. Esatto. Eccolo. Allora, ci siamo? Yes. Tutte e due inquadrate. Benissimo, benissimo. Non è vero. Si sta scusando. Meno male che i commenti non rimangono, Elena Canali. Ecco. Ok. C'ha... praticamente il divano gli ha mangiato i bambini. Sì, e quindi... sì. Ha fagocitato i bambini. Quindi lei ha avuto tempo per guardarci. Bene. Ottimo. Allora, che cosa esce da questa puntata, questa prima puntata del 2021? Vabbè, un po' di cose tecniche le abbiamo dette, no? Abbiamo detto... E ce l'hai ancora portata di mano il sì. Manualetto, così lo sì. Facciamo rivedere. Eccolo qua. Aspetta che prendo. Allora, pennini speedball per fare questa, queste lettere qua o quelle lì. E la speedball, tipo queste qua ci fate, scrivete grosso, hanno la punta tonda, esistono in varie misure. E della speedball esiste il manualetto, Marta? Qui, della speedball textbook si chiama, quello che io ho l'edizione 24, dovrebbe essere l'ultima, l'ultima uscita. In più c'è gente che ha tutta la collezione, ci sono sì. delle allora, edizioni, soprattutto quelle molto vecchie. Nelle primissime pagine... ci sono tutte le edizioni di questo manuale, di questo piccolo manuale dal 1915 in poi, ci sono tutte le copertine, ecco. Poi ovviamente alcuni anni sono saltate, però eccole, guardale qua. Andate a rovistare nelle soffitte se avete magari dei parenti che amavano la calligrafia, che per qualche motivo avessero collezionato queste cose, avete in casa dei piccoli tesori, perché valgono una fortuna le prime edizioni. Sì, sono delle vere e proprie opere d'arte. Testimonianze dentro... anche di tempi in cui la calligrafia veniva proprio usata anche in modo diverso. E dentro ci sono... Ci sono tutta una serie di pagine, ogni paginetta ha uno stile... E che equivale a una ispirazione per noi, perché ci sono degli stili veramente molto caratteristici, molto particolari. Però ti devono far venire voglia di andare ad approfondire, no? Assolutamente, è ovvio che in quel manuale lì non si esaurisce
niente, ti danno un... No, no. Danno un punto di partenza, un'ispirazione. Esatto. Cui puoi andare a fare un lavoro di approfondimento. Sì, sì. Sì, esatto. Molto bello, molto, molto bello. Poi, vabbè, allora, pennini e manuale facevano parte delle cose serie. Mm? Questi, no, Paola vuol sapere questi manualetti dove si trovano. Allora, il manuale della Speedball penso che ce l'abbiano un pochino tutti quelli che vendono roba di calligrafia, no? Sì, sì. Vabbè, io l'avevo preso a Londra, però adesso non so, nella sezione Calligraphy Store dovrebbe averlo, eh? Dovrebbe averlo, sì, dovrebbe averlo. Io lo avevo preso però non su Calligraphy Store, comunque cercandolo sul web, su Amazon si trova. Anche da Amazon, esatto, sì. Esatto, sì, sì, sì. Tranquilla che si trova. Poi invece, di cose non assolutamente non essenziali, vi ho detto, la punchboard per fare le... Aspetta, tu non ridere. Le buste, tipo, io mi sono fatta questa per prova, super comoda. Vedi? Della We Are Memory Keepers, che se li trovo, che fanno tutte queste cose pazzesche, li uccido uno a uno, perché io mi prenderei tutto quello che fanno, tutto quello che hanno, però poi mi serve comprare non una, ecco, ma due case. Ecco. E poi i pennarelli Amazon Basic, 24 pezzi, 2 lire, che scrivono benissimo e fanno la loro funzione. E avete in casa... Cosa scrive la punch? Già ce l'ho. Vedi Paola, e lì mi salvo. Meno male, ok. Ma credo che poi... ti avrai presto qualcos'altro di cui avrai un bisogno. Che... Un bisogno che non sapevi conscio di avere, ma che improvvisamente... Esatto, va bene, va bene. Che dobbiamo dire? Allora, passiamo a all'altra visuale. Aspetta che è qua. Vediamo se ce la facciamo. Eccola. Allora, spengo un po' di lampade che non servono più. E quindi ci diamo la buonanotte. Allora, fammi leggere che cosa scrive. Melissa, il mio regalo. No, adesso siamo curiose, Melissa, però siamo curiosi, cioè non hai messo curiosità solo a Marta, l'hai messa anche a noi. Ma Melissa va bene. Allora Marta aspetta che attacco il telefono perché non gliela posso fare tenerlo in mano tutto il tempo, che sta per fare il trasloco. Ci dirà dove possiamo far arrivare tutti i nostri pensierini di congratulazioni per la casa nuova, perché adesso produrremo tutti delle cose bellissime che lei poi sarà costretta, visto che li riceve, sarà costretta a non solo tenere, ma anche esporre. Ma io non vedo l'ora! Tra l'altro sono tornata a casa oggi, stasera, con una macchia di vernice pura, sì, che ho utilizzato per uno dei muri del mio spazio. Quindi stavo per spoilerare il colore del mio ambiente. Invece non me lo spoilero. Va bene, aspettiamo quando sarà il momento. Sì, adesso... Okay. Entro fine gennaio sicuramente. Bene, bene. Allora, che begli occhiali. Hai visto? Ho cambiato gli occhiali. Sono andata sul neon. Sì. Shampoo secco come quello dei miei gatti. La Elena Canali dobbiamo bannarla dalle chiacchiere monolinea. Perché cosa ha scritto? Shampoo secco, ti sta dando dei consigli per farti cadere tutti i capelli. Amore, shampoo secco, no, io se non uso anche il balsamo proprio non sono contenta. Vabbè, però adesso stiamo deviando, non sono, è vero che sono chiacchiere, però insomma non parliamo di... Sarà rosa.
No. Ah, lo studio di Marta, il nuovo studio di Marta. Dispiace. È vero che io ho avuto il mio momento pink mood, ma non è rosa. No. Posso azzardare un'ipotesi? Non so perché, ma questo blu pavone, una cosa, secondo me sei andata sul dark. No. 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 Hai fatto lo shampoo secco con la vernice. Ok. Marta, per favore, puoi ripetere i pennarelli? I pennarelli? Questi. Amazon Basics. Sì. Dopo, magari, domani, con la luce giusta, eccetera, vi facciamo una bella foto. La mettiamo nelle stories, così vi rimane. Potremmo mettere, Marta, a questo punto, però, visto che continuiamo a dare consigli, vengono fuori le cose, eccetera, facciamo delle storie in evidenza sul tuo canale, sul mio canale, e lasciamo fisse le storie dove diamo, magari ci sono fotografati dei prodotti, dei manualetti, delle cose. Va bene. Allora, a questo così. Punto mettiamo in evidenza anche il manualino dello scorso. Sì, Ancamp, esatto. Facciamo nei prossimi giorni, dateci il tempo, domani magari alla Befana riusciamo a fare qualcosina in più, però compatibilmente con tutti gli impegni cerchiamo di fare delle altre storie fresche, rivediamo, facciamo una carrellata di tutto quello che è venuto fuori, consigli, manuali, carta, non carta, eccetera, e cerchiamo di metterlo nei prossimi tempi tutto nelle storie, poi le fissiamo in evidenza, sia io che Marta faremo delle storie, un cerchiolino in evidenza. Così i consigli che abbiamo dato e che daremo rimarranno subito accessibili a tutti e facilmente. Ma che cos'è che non trovate? Verità. Non trovate questo qui? Qualcuno ha detto io quello non lo trovo. È questo, Alessandra, che non trovi? No, non si trova, almeno io lo cerco da un po'. Guarda, cercalo su eBay. Prova su eBay, se è quello. No, no, sì, Calligraffiti ce l'ha sicuramente. Ok, dopo... È introvabile. No, no, non è troppo, non è intro. Allora, ragazzi, c'è un sito inglese. Adesso Instagram ci taglierà perché sulle 9.53 ve lo dico. Anzi, ve lo scrivo proprio qui. Cercate questo sito qua. Credo che sia calligraffiti.co.uk perché è inglese. Io ci ho comprato i libri più belli di sempre. Costano meno che dalle altre parti, è specializzato in libri per calligrafi, artisti di lettering, eccetera, ha solo roba di che ha a che fare con le lettere, e lui ce l'ha di sicuro, e comunque secondo me eBay di seconda mano si trova. Adesso facciamo una ricerca, domani o dopodomani facciamo una piccola ricerca e se troviamo qualcosa poi lo condividiamo il posto dove l'abbiamo trovato, insomma. Sembra allora, Melissa. Però può essere che magari al momento sia non disponibile, non lo so, mi sembra molto strano. Melissa, ti dico ufficialmente che faccio una petizione per bannarti dal martedì sera, se non la smetti di fare questi commenti, e si è presa le jelly roll e si è presa quell'altra. In realtà, quindi, stiamo scoprendo che non siamo noi a creare i bisogni, ma è Melissa, appena potrò venire a trovarti farò razzia di tutte, proverò tutte le cose nuove che hai comprato nel frattempo. Ecco, come i bambini, ci gioco io. Esatto. Va bene. Ora sono le 21:55. Io non devo evitare di perdere il salvataggio della diretta. Chiudiamo. Salutiamo.
E grazie per esserci stati anche stasera. Grazie. Martedì prossimo maiuscole semplici, dai. Maiuscole semplici, va bene. Maiuscole semplici, andiamo in modalità zen. Ok. E facciamo tutti, ma veramente tutti, maiuscole. E via. Ok, scegliamo un text, un testo. Ciao a tutti, buona Befana! Ciao! Ciao!